Ciao amici di Menwow, benvenuti! Anche oggi procederemo a un nuovo, entusiasmante, ricchissimo unboxing e in particolare vi racconterò quello che ho comprato al Prime Day, quel giorno in cui Amazon impazzisce e fa tutta una serie di sconti incredibili su tutta una serie di prodotti. È avvenuto circa una settimana fa e il primo prodotto ce l'ho proprio di fronte, quello è lo smartphone attraverso il quale sto effettuando questo video. È uno degli smartphone più venduti nel 2020, è considerato un best buy nel 2020 nella fascia medio gamma degli smartphone. E quale smartphone è? È il OnePlus Nord, un telefono nella versione, quella che ho comprato io, quella da 12 giga RAM e 256 giga RAM di memoria. Quindi sulla carta un prodotto bomba, un prodotto dalla fluidità, dalla velocità eccezionale. Io lo sto usando già da circa una settimana. Devo dire che è un telefono per alcuni punti di vista davvero eccezionale, che mi ha stupito, e cioè quelli della velocità di reazione, velocità di ricarica attraverso questo caricatore bello bello grosso da 30 watt, che ricarica il 75% del telefono in addirittura mezz'ora, e un'ora ci vuole per ricaricarlo completamente da zero fino al 100%. Insomma, un telefono che ha anche un reparto fotografico di un certo livello. Sono un po' in dubbio con se acquistare il Samsung A52 5G, che è uscito quest'anno, quindi un telefono un po' più nuovo, che ha in più, tra gli altri aspetti più salienti, la certificazione IP67 di impermeabilità e l'audio stereo, più tutta una serie di features tipiche di Samsung, con cui in effetti in tutti questi anni mi sono trovato davvero molto bene. Ovviamente ha un prezzo maggiore, ma questo prezzo maggiore, perché questo OnePlus Nord è stato comprato a 300 euro, al Prime Day di listino costava 500, e dell'anno scorso avrà l'aggiornamento software per 2 anni più 3 anni di patch di sicurezza aggiornate, e quindi siamo sicuri e tranquilli con questo smartphone fino al 2023, fino a luglio 2023. Invece la 52 5G, al quale sto pensando se acquistare o meno, ma penso che sarò propenso a farlo, perché Samsung ha garantito aggiornamenti per ben 4 anni, quindi fino al 2025. Di conseguenza, quei soldi in più, che sono circa 150 euro in più che si spendono per la 52, vengono ammortizzati da una longevità maggiore e da un software Samsung, una UI Samsung magari che piace di più, magari che è più semplice per chi è sempre stato abituato a comprare Samsung. In ogni caso, a questa offerta a 300 euro devo dire che il telefono è una bomba, grande durata della batteria, belle foto, bei video. L'unica pecca negativa della fotocamera frontale, a vantaggio ovviamente di A52 e di tutti i telefoni Samsung, è quella che l'A52 e il Samsung prevede nel software la possibilità di effettuare selfie con la semplice alzata di mano. E devo dire che sul campo OnePlus non ce l'ha, e devo dire che sul campo in effetti questa pecca si nota davvero davvero tantissimo, e insomma mi fa un po' storcere il naso. D'altra parte però il telefono OnePlus Nord, come vedete, è una bomba, ve lo consiglio per spendere poco. È un telefono completo, un telefono per tutti, e si comporta davvero bene. Però chi è youtuber come me, chi è un grande youtuber come Menwow, ovviamente vuole un telefono un po' più performante per quanto concerne il reparto fotografico e soprattutto la fotocamera frontale. Oltre a questo, che dire, ho acquistato anche un telefonino per regalarlo a una persona, insomma, che è più in là con l'età e che quindi non ha bisogno di chissà quale bomba di telefono, un telefono di medio gamma. Ma voglio partire innanzitutto da quello che ho comprato. Ho comprato quest'altro prodotto. Ho comprato perché c'è da dire che OnePlus Nord non ha le cuffie, non ha il jack audio, e quindi ho dovuto comprare, anche perché da tempo volevo farlo, una serie di cuffiette davvero interessanti, e sono queste. Sono cuffiette impermeabili e adatte a chi fa sport, che
perché le cuffiette standard, come più volte vi dicevo, cadono, tendono a cadere, se si fa movimento non hanno il massimo della stabilità ed è fastidiosissimo vederle cadere dalle orecchie. Quindi ho optato per questo prodotto che adesso spacchettiamo. Poi che altro ho comprato? Ho fatto anche un po' di spesa, ho comprato gli Swiffer, i Duster, e c'era un'offerta eccezionale, praticamente al 65% di sconto, non potevo assolutamente perderlo, e quindi ho optato per l'acquisto di questi prodotti da Amazon, davvero scontati. Sì, Amazon è eccezionale anche per i prodotti per la casa. Quindi questi sono gli Swiffer, insomma, Duster, che sono davvero comodissimi per la pulizia della casa. E qui abbiamo un pacco gigante. Che cosa sarà questo pacco gigante? Ha sempre a che fare con quella che è la pulizia della casa. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ecco qua cosa ho preso. Adesso quello che vi faccio vedere, secondo me, è tra i migliori prodotti per effettuare il bucato. Beh, ebbene sì, anche Menwow fa un po' di bucato. Disinfettiamo le mani con tutti questi cartoni presi, e devo dire che ho trovato questa offerta anche incredibile, sempre al Prime Day, dei cosiddetti all-in-one pods di Dash. Perché? Perché in effetti nel negozio hanno un prezzo davvero esorbitante. Presi a questa offerta sono stati pagati circa 22 euro, 140 lavaggi, quindi 140 pod, invece di un prezzo che si avvicina intorno ai 40 euro. Quindi ho preso due confezioni di Dash Only One Pods, prodotto che io trovo davvero ottimo. Queste sono 70 pastiglie salvacolore ed è un detersivo che in effetti ho riscontrato essere davvero una bomba. Due confezioni di queste le ho pagate 22 euro invece di 38 euro, quindi davvero davvero una buona offerta. E insomma, poi te le portano a casa, grande grande comodità. Torniamo poi ai che altro ho comprato. Ho comprato anche, eccolo qua, un telefonino Samsung per un uso più quotidiano, un uso un po' più semplice per una persona, come vi dicevo, che non vuole troppi fronzoli, un po' più avanti con l'età, non esperta di telefonini e da un utilizzo normale degli stessi. Bene, vediamo quale ho comprato. Ho comprato il Galaxy M12, appena uscito di Samsung, però devo dire che, guardate, è arrivato così dalla posta. Quindi adesso controlleremo se ci sono tutti gli accessori. In ogni caso, un telefono di 200 euro pagato al Prime Day, 160 euro, nel suo formato da 128 gigabyte, ed è un telefono davvero ottimo per il papà, per lo zio, per il nonno, e insomma per far contenti tutti a casa. Bene, apriamo adesso queste cuffiette, che comunque hanno un suono pulito. Adesso non ho il coltellino, comunque poi le vedremo. Sono tra i prodotti più venduti e meglio recensiti su Amazon. Si chiamano Power Q20 Pro e devo dire che i feedback relativi a questo prodotto sono davvero ottimi. Io però voglio fare un video a parte su questo perché voglio prima provarli, testarne l'audio, testarne sul campo la loro praticità, e quindi vi dirò meglio prossimamente come sono le performance di questi prodotti. Bene, amici Menwow, quindi al Prime Day ho comprato sia prodotti per la casa, davvero a prezzi scontatissimi, sia prodotti per fare sport, quindi attraverso la nostra tecnologia, attraverso il nostro smartphone, con queste cuffie wireless possiamo ascoltare tutta la musica che vogliamo. Ho comprato il OnePlus Nord, eccezionale, consigliatissimo, anche la confezione, ops, mi è piaciuta tantissimo. Di questo prodotto. Adesso ditemi un po' nei video, nei commenti, come vengono i video, come trovate i video di questo prodotto, che dà anche una cover in omaggio. Io, ripeto, l'ho trovato una bomba, l'ho trovato davvero comodo nell'uso quotidiano, e quindi,
sento di consigliarlo. Poi magari uno è un po' più pignolo e vuole un telefono un po' più top di gamma, però devo dire che ormai la differenza con un top di gamma, almeno per la velocità con cui si naviga in internet, social e via dicendo, è davvero, davvero irrisoria. Sono telefoni bomba. Bene, amici di Menwow, memento, audere sempre. Mi auguro che tutti questi consigli vi possano essere utili. Ripeto, anche i prodotti per la casa mi hanno stupito per la loro convenienza, e anche il fatto che te li mandano a casa, e quindi sei anche comodo se non hai tempo, oppure li mandi in posta e puoi semplicemente ritirarli quando vuoi. E niente, ho fatto questi sono gli acquisti effettuati al Prime Day. Amazon, come al solito, ci stupisce con questi effetti speciali e questi sconti davvero, davvero allettanti. Sono tornato dal viaggio, poi farò anche un bel video sul viaggio e vi aggiornerò prestissimo. Bene, amici di Menwow, memento, audere semper e a presto su Menwow. Ciao! Ma guardate un po' che fanno, ma guardate un po' che fanno. Ah, mio Dio, a presto.